Queste simpatiche immagini vengono dalla Cina. Due panda molto restii a prendere la loro medicina si fanno beffe del veterinario. Il video spopola su internet. Le immagini che vedete ora sono state invece girate dalle telecamere del Centro di Ricerca per la Riproduzione dei Panda Giganti a Chengdu, un laboratorio fondato nel 1987 per la difesa di specie a rischio di estinzione. C'è persino un canale, iPanda, grazie al quale potete spiare le vite di questi pigri e amichevoli mammiferi direttamente da casa vostra. In oltre 20 anni, il Chengdu Research Base, che conta moltissimi ricercatori, ha prodotto la più ampia popolazione di panda nati in cattività, 113 panda giganti e 76 panda rossi. Ecco gli ultimi nati. Oggi nel mondo restano meno di 1600 esemplari dell'animale simbolo del WWF. In Cina venerano questo mammifero come emblema di pace e amicizia, ma il diboscamento e il bracconaggio restano un serio pericolo per la sua sopravvivenza. Qui però la vitalità degli orsi bianconeri non manca, e l'ha capito bene il veterinario, che rischia di restare schiacciato sotto il peso della loro simpatia.